Il San Marino dunque andava a caccia della prima vittoria in questo campionato per quanto riguarda il match che si è disputato nell'ormai consueta cornice di Castiglione di Ravenna, lo stadio Sbrighi e il club del Titano che affrontava un oltrepò che era fanalino di coda e dunque bersaglio possibile della squadra di Simone Muccioli, ma vediamo come invece sia l'oltrepò Voghera a provarci per primo al 18esimo con il sinistro di Galtarossa a lato. Tutto ciò al 18esimo, ma alla mezz'ora si scatena Mirko Vassallo che fa letteralmente il vuoto accanto a sé e poi deposita in fondo al sacco con il suo destro 1-0 per il San Marino che si impone dunque in questo momento sull'oltrepò Voghera, ma al 40esimo minuto c'è la reazione degli ospiti, c'è la possibilità per l'uno contro uno da parte di Colombini, il suo destro e la palla che va vicino al palo alla sinistra del giovanissimo Pozzi. Con le immagini ci spostiamo nella ripresa, c'è ancora in attacco la squadra padrona di casa con il cross dalla sinistra, quello effettuato da Marconi. Palla che spiove al centro, c'è l'intervento da parte di Mingucci e il salvataggio sulla linea da parte di Cornaggia. Si salva l'oltrepò Voghera che ci prova con la punizione out di Greco. Poi andiamo al 36esimo minuto, lo scarico sulla destra per la battuta. Pericolosissima quella di Lerta, pallone che termina sul fondo, ma non c'è più nulla da raccontare in questo match in cui il San Marino ha ottenuto il massimo risultato col minimo sforzo, si potrebbe dire così, battendo per 1-0 l'oltrepò Voghera.